Bentornati diavoletti, bentornate diavolette qui su LR Channel. Oggi vlog, devo andare a Piacenza per un appuntamento di lavoro, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che devo fare e quindi se avete voglia di sapere cosa devo fare e soprattutto se siete un po' curiosi, ovviamente non vi rimane che guardare questo vlog. Ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, raga, come al solito vi faccio vedere l'outfit. Un po' è stato scelto da voi, nel senso che io vi ho fatto vedere la camicia e voi mi avete suggerito di utilizzare questi pantaloni. Soprattutto l'outfit l'ho costruito apposta per queste meravigliose scarpe in stile Manolo Blahnik, scarpe di Jasper Conran e che adoro. Faccio vedere meglio. Ok, sono bellissime, raga. Le ho prese l'anno scorso in svendita, ma credo che ci siano ancora sul sito di Debenhams. Vi metto il link nell'info box oppure guardate i miei 21 buttons perché lì vi scrivo tutto. Vi faccio vedere la giacca e la borsa velocissimamente perché sono in ritardo. Ed eccoci qua. Allora, praticamente la borsa, sempre di Jasper Conran, sempre presa da Debenhams, devo ancora togliergli la carta perché sarà la prima volta che la uso, e la giacca che è una giacchettina con una stampa in Principe di Galles, mi pare che sia, molto primaverile e secondo me sta molto bene. Ci vediamo dopo, io scappo, ciao! Ok, io sono arrivata al posto, non ho preso neanche la giacca, dovrebbe essere lì. E dovrebbe arrivare qualcuno a prendermi. Ok, appuntamento finito, è andato super bene. Succede che capitano nella mia vita cose e persone completamente in linea con tutti i miei, diciamo così, lati un pochettino più creativi e più pazzi. E insomma, mi è stata proposta una bellissima cosa, sono contenta, non vedo l'ora di mettermi a lavoro su questo progetto. Ovviamente sarete tutti coinvolti e vi farò sapere di che cosa si tratta al giusto momento. E ho appuntamento per settimana prossima, quindi per iniziare questo lavoro e sono veramente stra contenta. Adesso io e Mister X volevamo andare da qualche parte vicino a Piacenza a fare un po' di fotografie perché ho questo meraviglioso look. Vi faccio vedere la mia borsa, che bella! Oh mio Dio, mi piace tantissimo! Guardate che bella! E le mie scarpe. E quindi volevamo andare a fare insomma qualche piccola ripresa e qualche piccola foto per Instagram, ovviamente. Quindi ci vediamo dopo. Per il momento vi saluto. Ciao! Ok, abbiamo deciso di fare un po' di foto. Io ho messo la giacchettina. Non perché faccia freddo, anzi fa un caldo allucinante. Praticamente la primavera si è nascosta a Piacenza oggi. E quindi niente, però l'ho messa per fare un po' di foto. E siamo proprio in centro, in centro, in centro, in centro. Io tra l'altro non l'avevo mai visto il centro di Piacenza, per cui me lo godo volentieri. Adesso magari vi faccio vedere qualcosa mentre camminiamo e troviamo le location adatte. Finito shooting, abbiamo fatto veramente in frettissima stavolta. Tutta la gente che ci guardava. Le persone non sono ancora abituate. Ma comunque, adesso ci saremmo fermati a fare l'aperitivo tranquillissimamente, sarebbe stato molto carino. Il problema è che, a parte il fatto che non sappiamo se abbiamo parcheggiato in un posto
corretto, cioè che non si capisce qua dove si possa parcheggiare e dove no. A parte quello, siamo tutte e due a dieta, per cui adesso o andremo a un giappo dove mangeremo rigorosamente sashimi, oppure non lo so, andremo a casa, vediamo. E ora sushi! Ok, adesso abbiamo trovato questo locale su TripAdvisor e boh, adesso vediamo un attimo, speriamo che si mangi un po' bene, perché appunto mangerò quattro cose perché sono a dieta, per cui almeno spero che siano abbastanza buone. Ci hanno messo nel tatami! Praticamente il tatami è questo posto dove praticamente tu sei seduto, vi faccio vedere, sei seduto sotto... quindi il tavolo è dentro e niente, poi questo è il menù e questo era il fiorellino. A parte Heller che fa i danni, che ha appena fatto cadere tutto il variegato, però guardate come servono il sashimi al salmone, cioè è buonissimo ed è anche bellissimo. Quella è una noce di cocco. Piedini di gambe, salmone e anane. Grazie. È arrivata la mia zuppa di miso. La zuppa di miso finalmente. Ok. Sei lì che vloghi e dico che ho questa. Sì? Sì. Ma quindi ti ha fatto lo sconto? Secondo me. Allora raga, vi faccio vedere, se siete di Piacenza dovete andarci. Allora, ta-da! Allora, ve l'ho fatto vedere dopo perché ovviamente a seconda di come avrei mangiato vi avrei consigliato di andare a questo Kisoro Sushi Kaiten o Kaiten. E, no, io mi sono trovata bene, veramente, mi è piaciuto. Due cose che non mi sono piaciute molto sono state: uno, che mancava un bicchiere al tavolo e gliel'abbiamo dovuto chiedere, sono venuti due volte, non se ne sono accorti, ma non ce ne eravamo accorti neanche noi, per cui vabbè, però loro, è il loro mestiere, quindi dovrebbero accorgersene. E seconda cosa, che quando abbiamo ordinato il tonno tataki ci hanno portato un piatto solo per due. E questo non è bello, di solito quando si ordinano questi piatti bisogna portare due piatti per ciascuno. Però al di là di quello il cibo era buono, servito veramente, era anche bello, era proprio esteticamente molto molto carino. Il posto è bello e loro sono stati veramente gentili e ci hanno fatto anche lo sconto. Per cui insomma ve lo consiglio. Detto questo, adesso si riparte in macchina. Yuhu! Tornare a casa. Tutto blu. Vuoi vederti? No. Bene. E adesso ripartiamo verso casa. Ciao patata! E sono arrivata finalmente a casa. Sì! Allora, mangiare abbiamo mangiato. Bere abbiamo bevuto, ma io sto morendo di sete, per cui tra un attimo andrò a farmi fuori tipo un litro d'acqua. E ho fatto un po' di foto. Piacenza è molto carina, molto molto carina, spero che siano venute delle belle foto. Seguitemi su Instagram così le potete vedere tutte. E adesso mi metto a finire di mettere a posto i video sul canale, perché oggi
ovviamente voi vedrete questo vlog dopo, però praticamente oggi non è andato online il video perché non ero riuscita a mettere i tag in tempo, per cui adesso metto i tag in tempo e faccio uscire il video domani e inizio a preparare il prossimo vlog, che dovrebbe andare domenica. Vabbè, ma a voi non ve ne importa niente perché questo vlog lo vedrete un po' dopo. Quindi io adesso mi metto al lavoro, mi auguro che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto. Ovviamente vi chiedo sempre di farmi sapere tutto con un commentino qua sotto, l'info box, nella parte dedicata ai commenti, e lasciate anche il solito piccolo cuore, così io saprò che avete visto il vlog fino a qua, e quindi se l'avete visto fino alla fine vuol dire che un pochettino vi è piaciuto. Se vi è piaciuto invece tanto tanto tanto, mettete tanti 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 like, così mi aiutate ad indicizzare il video e ovviamente a far crescere questa meravigliosa community. Settimana prossima registrerò il giveaway per i 25.000 e ho in mente una mega sorpresa per voi, per qualcuno di voi, e quindi sono stracontenta, lo sto organizzando, per cui insomma andremo settimana prossima, sto comprando tutti i regalini, sto prendendo tutte le cose, facendo tutti i pacchettini, e quindi vi ringrazio perché oramai siamo a 25.200, forse 25.300 adesso, perché insomma stiamo crescendo, quindi vi ringrazio veramente con tutto il mio cuore, sono troppo felice. Questo per me è un traguardo importantissimo perché insomma siamo tanti, 25.000 sono tanti, non me lo sarei mai aspettata. A me non rimane che salutarvi, se volete vi ricordo che potete iscrivervi, è gratis, non costa nulla, e soprattutto se attiverete la campanellina verrete sempre aggiornati in automatico ogni volta che pubblicherò un video. Io vi mando il solito mega bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.